Ciao a tutti, benvenuti alla seconda puntata di Passione Nuoto. Io sono Tata e vi accompagnerò in un piccolo viaggio alla scoperta di persone che si sono distinte negli sport acquatici e mi ha aiutato Passione. Di matrice per la campionessa della mia stessa disciplina, il dojo. Che matrice, cosa ha fatto? Margherita Panziera ha fatto la sua prima importante apparizione internazionale vincendo complessivamente 3 medaglie ai Giochi del Mediterraneo di Mersin nel 2013. Ha vinto la medaglia d'oro gareggiando nelle batterie della staffetta 4x100 metri misti, un argento nei 200 metri dorso e un bronzo nei 100 metri dorso. Ai campionati italiani estivi di Roma, nel 2014, ha vinto il suo primo titolo italiano assoluto nei 200 metri dorso. A Kazan, 2015, ha preso parte ai suoi primi campionati mondiali, non riuscendo a superare la batteria dei 100 metri dorso e giungendo alle semifinali dei 200 metri dorso. A dicembre dello stesso anno ha disputato anche gli europei di vasca corta di Netanya. 2015. Il 2016 è stato l'anno dell'esperienza olimpica alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, dove per una sola posizione ha mancato nelle batterie 200 metri dorso il 16° posto che le avrebbe garantito l'accesso alle semifinali. Margherita Panziera ha vinto la medaglia di bronzo nei 200 metri dorso agli europei in vasca corta di Copenaghen nel 2017, stabilendo il nuovo record italiano col tempo 2 minuti 02 secondi 43 primi. Ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018 ha fatto incetta di medaglie d'oro, conquistandone complessivamente 4 nei 100 metri dorso, 200 metri dorso, più altre 2 nelle staffette, 4x200 metri, stile libero e 4x100 metri misti. Ha stabilito inoltre il nuovo record dei giochi nei 100 metri dorso, col tempo di 1 minuto e 74 millesimi di secondo, oltre ad aver contribuito pure al nuovo record stabilito nella staffetta 4x100 metri misti. Si è laureata campionessa nei 200 metri dorso agli europei di Glasgow 2018, stabilendo il nuovo record di campionati con il tempo di 2 minuti, 6 secondi e 18 millesimi, e ha vinto pure una medaglia di bronzo partecipando alla staffetta 4x100 mista. Ai mondiali di Guangzhou nel 2019 è rimasta ai piedi del podio nei 200 metri dorso col quarto posto e con 5 centesimi di distacco dalla terza classificata, Kili Masse, e ha ottenuto lo stesso posizionamento anche nella staffetta 4x100 misti, mentre è risultata undicesima nelle semifinali dei 100 metri dorso. Ha gareggiato inoltre nelle batterie della staffetta 4x100 metri misti, contribuendo alla qualificazione in finale dell'Italia. Agli europei in vasca corta di Glasgow 2019 si è aggiudicata la medaglia d'oro nei 200 metri dorso, stabilendo anche il record nazionale con il tempo 2 minuti 01 secondi 45 millesimi, ed è giunta sesta nei 100 metri dorso. È stata protagonista col nuotatore Alex Di Giorgio e il nuotatore Frank Camizzo della campagna promozionale 2019 del produttore di scarpe e capi di abbigliamento Geox. Studentessa dell'università e molto appassionata della Disney, quale sarà la sua eroina preferita? A me piacciono i cartoni animati, ma preferisco allenarmi in acqua. Spero che le piscine riaprano presto. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima puntata con la storia di Miana Segrete, campionessa del passato del nuoto. Se vi è piaciuta la puntata, mettete mi piace e campanellina se quando esce la prossima puntata. Io sono Tota e sono una nuotatrice.